Un'Italia spaccata in due, quella del mondo del lavoro. Secondo gli ultimi dati, operai e impiegati che lavorano al sud guadagnano fino al 16% in meno dei loro colleghi al nord. Operai e impiegati che lavorano nelle regioni del sud del paese guadagnano fino al 16% in meno rispetto a chi ha lo stesso impiego al nord, ovvero è come se in un anno perdessero una mensilità. La crisi ha cancellato più posti di lavoro al sud. Con la ripresa, evidenzia l'ultimo rapporto dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno, Svimez, è cresciuto il numero dei lavoratori a bassa retribuzione, perché alle buste paga manca la spinta del mercato, chi ha un lavoro se lo tiene, la ricerca di un altro posto è difficile. E anche perché vengono applicati contratti con minimi più bassi. E spesso senza il secondo livello, con i premi di produttività. Mentre il tema del Sud torna ad essere centrale nel dibattito politico, il cambio di governo sta rallentando i decreti attuativi per gli incentivi alle imprese, che per il rilancio del meridione tra zone economiche speciali e fondo imprese Sud varrebbero 350 milioni di euro. Ma resta al palo anche la spesa per le infrastrutture. Per il 2017 l'Italia risulta al quart'ultimo posto in Europa nella spesa dei fondi strutturali per le aree svantaggiate, 2/3 dei quali andrebbero al meridione. Non stupisce che proprio nelle regioni meridionali il rischio di povertà sia più alto. Secondo la Banca d'Italia, in 10 anni, dal 2006, in media è salito dal 19 al 23% della popolazione, ma al sud la percentuale arriva al 39%. Il dato aumenta dove il capofamiglia è più giovane, meno istruito, nato all'estero e residente nel mezzogiorno. In un paese in cui aumentano le diseguaglianze, dove il 5% delle famiglie più ricche dispone del 30% della ricchezza nazionale, mentre il 30% delle famiglie più povere tutte insieme arrivano solo all'1%, risale per la prima volta dal 2006 il cosiddetto reddito medio equivalente, che tiene conto di come è composta la famiglia, numero di persone, età, bisogni, anche se resta ancora lontano dai livelli di prima della crisi, l'11% in meno. In effetti le famiglie risultano meno ricche soprattutto per effetto della diminuzione dei prezzi delle case. In Italia sono proprietarie dell'abitazione in cui vivono 7 famiglie su 10. È scaduto il